surplus in poppa. Una tecnica, un trick. Il trick, è esatto. Il trick. Infatti, che fai tu spesso, allora, vero? Sì, certo. Ce la giochiamo. Però senza volerlo, cioè ti pianti, ma senza volerlo, esatto. Questo era. Classicone. Esatto. No, è una tecnica di difesa quando sei di poppa, diciamo per metterti in una posizione di vantaggio rispetto a un avversario diretto, quando sei nel corpo a corpo, in particolare nella vicinanza dell'ultima strambata sulla ley line. Esatto, diciamo è particolarmente efficace nel momento in cui le strambate sono a 90 gradi, quindi diciamo tipicamente o intorno ai 90 gradi, quindi insomma con vento leggero oppure con Gennaker in ogni caso, no? Quindi quello che succede tipicamente è che quando una barca ti prende sostanzialmente questa posizione qua e tu devi strambare così, ti rolla proprio in maniera automatica. Cioè, nel momento in cui una barca riesce a prenderti il sottovento, rimane dietro all'altezza della vostra poppa e si mette sottovento, oppure comunque anche più indietro così, a 45 gradi così, è ovvio che nel momento in cui io strambo, questo qua mi copre. Stramba anche lui, mi copre e mi rolla. Ti ritrovi nei rifiuti o comunque ti ritrovi nel cono d'ombra dell'aria e ti va sull'apparente. Ti inchioda esatto. Completamente. Ti va sul tuo apparente, se tu orzi gli vai ancora di più sulla fiancata, quindi non vai da nessuna parte. Poggiare non puoi perché l'angolo non te lo consente, soprattutto su certe barche. Se lo fa così, t'ha passato, sì. Non c'hai modo di difenderti, sei fregato. Sì, diciamo che certe barche in particolare, soprattutto quella Gennaker, non hanno molto groove su quale muoversi, cioè non che riescono a appoggiare tanto in velocità, quindi praticamente sei passato, quindi ora che tu riuscissi ad allontanarti avresti perso talmente tanto. L'altro ti saluta. Esatto, quello che fanno i ciclisti tipicamente prima dello sprint finale, e cercare di far andare avanti l'altro. L'altra barca, sì, esatto. È un surplus in tutti i sensi, nel senso che la maniera migliore per difendersi in questo caso, quindi appena prima dell'ultima strambata sulla ley line, è tra virgolette far passare l'avversario. Cioè, esatto. Quello che succede in pratica, immaginiamo di avvicinarci alla ley line, tu davanti e il tuo avversario perfettamente dietro in poppa. Situazione classica di attacco e difesa, dove ve la giocate così. Proprio appena quando tu decidi che sei vicino alla ley line, quello che io faccio è mi inchiodo, faccio una poggiata pazzesca, anche a costo di inchiodarmi, per fare in modo che l'avversario venga ingolosito a passarmi sopravvento. Sì. Quindi praticamente io poggio, piuttosto inchiodo la barca, l'avversario o tira dritto, addirittura pensa guarda questo pollo che poggia così tanto e rallenta, attacco. Nel momento in cui attacca, io strambo, ce la faccio con la mano. Esatto. Io strambo e quando lui stramba si trova dietro di me sempre. Quindi siamo in una posizione di totale controllo e l'altro non diamo nessuna possibilità all'altro di sorpassarci. Cioè se sei in ley line è proprio impossibile che l'altro passi. Perché l'altro è dietro. Perché dietro sottovento, tu quando vuoi poggi vai in ley line, comunque lui è proprio in copertura, per cui non va da nessuna parte. Sì. Se le due barche erano molto vicine, come il caso che hai fatto vedere tu perché avevi le mani vicine, cioè addirittura può succedere che se tu poggi nella maniera giusta, quindi abbastanza violentemente, quell'altro proprio si incastri, cioè ti debba forzatamente passare sopravvento, perché non riesce, cioè rischia sennò di tamponarti proprio, per cui ti passa sopravvento e a quel punto lì tu riesci a fare il tuo trick, lo fai agevolmente. Se invece siete un po' più distanti, bisogna che l'altro ci caschi, perché la risposta giusta è quella di fare esattamente la stessa cosa. Cioè tu non devi in nessun caso, quando sei qua dietro, non devi in nessun caso trovarti nei pressi della line più alto dell'altra barca, perché questo più sei alto più non riuscirai a rispondere in maniera tempestiva, cioè quell'altro potrà fare la stramba, cioè alla fine comunque anche se c'è strambare nello stesso identico momento l'altro è dietro, cioè è dietro e ho addirittura sottovento comunque nella tua poppa, quindi non ha possibilità di passare. Esatto, quindi insomma una cosa, così come voglio dire i ciclisti fanno passare l'altro, nel senso che quell'altro li tira, loro succhiano la scia fino a quando poi decidono di uscire. In questo caso è la stessa cosa, cioè tu invece di prendere ti inchiodi in modo tale da non avere diciamo la copertura poi sul lato investi, no, quello investi finale. Un momento a rallentare la barca pur di metterti in una posizione poi di vantaggio nel momento della strambata. Esatto.
Cioè, questo diciamo una cosa che succede e funziona bene se hai, se l'avversario diciamo tatticamente o non è tanto in forma oppure non, oppure comunque ci cade. Sì, succedono situazioni come avere un vantaggio, diciamo, avere un vantaggio, un apparente vantaggio momentaneo quando sei in zona rewind, sì, non ha nessun significato, infatti. Esatto. No, succedono situazioni dove appunto se l'altro non ci casca, poi cominciate tutte e due a appoggiare, sì, all'inverosimile e quindi rimani tutte e due fermi, tutte e due fermi inchiodate finché non, uno, sì, non sopravanza l'altro, diciamo. Esatto, come quando sulla line di destra in bolina praticamente ti passa uno, una sinistra, tu lo fai passare, dico, cioè, dice lui magari è contento di passarti davanti, però insomma poi dopo quando vira capisce che non era un grande vantaggio, bravo, effettivamente. Vabbè, questo è Surplus. Surplus. Ciao, buona giornata. Ciao.